Ciao, voglio parlare in questo video degli sciamani e della cura dell'anima. Gli sciamani hanno la capacità di curare l'anima e curano l'anima per poi curare il corpo fisico, ma a differenza della medicina tradizionale non curano il corpo fisico agendo sul sintomo, ma agiscono sull'anima, sulla parte energetica. E la cura sciamanica avviene attraverso il sogno guidato. Lo sciamano entra nello stato di sogno e nello stato di sogno si collega. Nello stato di sogno noi viviamo diciamo, quello che viene chiamato, lo viviamo inconsapevolmente, ma lo sciamano consapevolmente, il viaggio astrale, cioè un viaggio in un mondo energetico di cui noi siamo parte, perché l'essere umano è una forma ponte, siamo nel mondo delle forme, ma abbiamo una parte sottile che fa parte del mondo energetico, e poi abbiamo una parte molto sottile che invece fa parte, potremmo dire, dell'assoluto, in qualcosa di fuori del tempo. Ma questa parte intermedia è quella dove va a agire lo sciamano. Lo sciamano, attraverso il sogno, va a curare la parte energetica. Curare significa riequilibrare, perché anche poi i malfunzionamenti fisici nascono da un malfunzionamento energetico che sta a monte. Quindi lo sciamano opera in questo modo, attraverso il sogno. Ognuno di noi in realtà può essere sciamano di se stesso. Bisogna imparare a governare i propri sogni, a sapersi muovere in astrale, perché se ti sai muovere in astrale puoi andare a capire quale parte della tua energia è in quel momento deficitaria, dove devi aggiungere energia, dove eventualmente toglierla da un'altra parte, per evitare che poi ci siano delle ripercussioni proprio sull'organo fisico. Questo è il principio, diciamo, della cura dell'anima dello sciamano. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!